Ed eccoci, oggi siamo al ercato comunale del QT8. Come vedete, oltre che mancare qualche lettera, da un anno e mezzo circa dopo la nostra prima visita, la situazione è anche questa: prostituzione, clochard, senza tetto, spaccio di droga, e ci troviamo comunque in un posto molto carino, vicino a una chiesa, che però purtroppo vive quel problema di questo vialone qua accanto, dove è molto forte la prostituzione. Infatti qui, come potete vedere, la catena sul fondo viene aperta perché vi è un guardiano che fa entrare le macchine a pagamento, dove poi si consumano i rapporti con le prostitute. Comunque seguiteci e andiamo avanti. Thank you.
Ed eccoci, cari amici di City Report, sono Tullio Trapasso, mercato comunale QT8 di Esernia. Apparentemente tutto chiuso, in realtà guardate, è solo una finzione e possiamo entrare. Una bicicletta rubata e chissà cos'altro ancora troveremo insieme al nostro Paolo Rusconi che fa le immagini e ci supporta, appunto, oltre che con le immagini anche moralmente all'ingresso di questi inferni. Proprio dove qualcuno potrebbe dire una Milano sicura, eccetera, ecco, questa non è la Milano sicura. E dopo il palatrash di Paolo e Tullio, c'è il mercato trash di Tullio e Paolo. Paolo, un saluto a tutti.
City Report e Tullio Trapasso, siamo sempre nel mercato del QT8, in questo caso ci troviamo nel piano sotterraneo dopo aver visto tutte le camere dove si copula l'alcova dove vengono consumate le prestazioni delle prostitute rumene che purtroppo si vendono sotto il racket qui in via Sant'Elia. Vi facciamo vedere l'utilizzo delle celle frigorifere, in questo caso tutte aperte, disponibili per qualsiasi situazione, qualsiasi funzione. Direi che potrebbero essere ancora oggi utilizzabili. E ci avviciniamo nel luogo dove la scorsa volta, un anno e mezzo fa, avevamo trovato i pernotti, che sono queste strutture qui adiacenti. Le persone che sono all'interno sono appena scappate perché noi abbiamo fatto il perimetrale, quindi si sono accorti della nostra presenza, e in questo momento Paolo Rusconi vi farà vedere come sono ridotte adesso un anno e mezzo di distanza. Voilà, il grande hotel del mercato del QT8 aperto a disposizione di tutti.
Ed eccoci nella parte, vedendo il frontale del mercato del QT8 sulla sinistra, scendendo le scale, lungo il piazzale, guardate qui, biciclette. È una situazione veramente vergognosa, abbiamo trovato dentro un guardiano di lingua rumena, tutto ben vestito, con un bel piumino, dei bei pantaloni puliti, delle scarpe, che con molta calma se n'è andato, ma non voleva andarsene prima di prendere una macchina fotografica e degli altri oggetti che aveva qui interno. Questo è il loro bivacco, il loro regno. Al piano di sopra abbiamo un'altra vedetta che sta sorvegliando quello che facciamo noi, mentre il primo si è occultato, si è nascosto dietro la struttura. Che dire, quello che vi comunicavamo sul traffico e il racket della prostituzione che adesso ha come hotel, l'hotel trash del mercato trash del QT8, è sicuramente presente. Mi raccomando, oltre che condividerci e informarvi, date uno stimolo alle forze dell'ordine, perché questa situazione deve finire. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, City Report, con le immagini di Paolo Rusconi. Alla prossima. Abbiamo aperto uno zaino che era occultato all'interno sotto questo letto e abbiamo trovato un kit completo del perfetto rapinatore: guanti, passamontagna, pile e pantaloni neri. Un'altra cosa che ci fa sospettare su quello che possa accadere qua dentro, o che forse viene utilizzato magari per punire qualcuno e avere un'impunità imboscandosi con questi vestiti. Comunque è un'altra situazione raccapricciante di questo posto, che è sicuramente da segnalare.